set luci e pellicola, Montebelluna mostra e workshop sulla fotografia d'autore, rigorosamente in bianco e nero. E ci spostiamo nel Trevigiano per un'iniziativa curiosa, una mostra fino a domani e un workshop domani pomeriggio all'auditorium della biblioteca di Montebelluna, tutto sulla fotografia, vediamo. Nell'epoca dei megapixel, se vi piace la fotografia d'autore, vi appassionerete a una mostra all'auditorium della biblioteca di Montebelluna, nella Marca, dal titolo Bazan più Bazan, sulle immagini realizzate con un innovativo materiale fotografico a sviluppo istantaneo prodotto negli ex stabilimenti Polaroid in Olanda. Qui vediamo il fotografo Carlo Bazan che col figlio Luca prepara set, luci, pellicola per una posa destinata a celebrare alla fine Mastro Calzolaio. Dopo lo scatto, la pellicola di grande formato, 8x10 pollici, cioè 20x25 cm, deve restare 4 minuti al buio nello sviluppatore, poi la si può manipolare manualmente. Si elimina la chimica in eccesso, la si pulisce, quindi si mette ad essiccare in buste di alluminio sigillate per 3 settimane con una sostanza che assorbe l'umidità. Così la foto, rigorosamente in bianco e nero, si stabilizza. Un processo di creazione intenso e affascinante. Alla mostra, con esposti una trentina di immagini di Carlo e Luca Bazan, trevigiani di Pederoba, è abbinato un workshop finale in 2 sessioni, gratuito, ma è necessario iscriversi per vedere e capire come funziona questa speciale pellicola. Impossible Bazan, Portrait of an Artist, è il titolo della mostra. Impossibile non restare stregati da una tecnica con la quale si realizzano foto originali e mai ripetibili.